La sera di sabato 7 marzo sono le donne protagoniste di un programma di iniziative culturali per l'evento Pink Night, promosso dall'assessorato alla cultura del Comune nell'ambito del Marzo Donna. Si parte alle 18 nella Real Casa Santa dell'Annunziata, altri eventi si terranno in diversi luoghi della città per celebrare la giornata della donna nel segno dell'arte, della cultura e della creatività femminile. La prima notte è dedicata alle arti femminili, organizzata in collaborazione tra l'assessorato alla cultura e l'assessorato alle pari opportunità, all'interno della cornice del Marzo Donna. L'idea è quella di dare spazio all'interno di un pomeriggio serata a tutte le artiste e le arti femminili della nostra città, in un momento dedicato solo alle donne, che punta a riempire di contenuti quelli che è la lunga giornata dell'8 marzo, intendendo chiaramente anche le ore a ridosso dell'8 marzo e quindi del 7, e a fare sempre più in modo che questa giornata non sia una giornata soltanto rituale, ma anche di autocoscienza e di espressione di tutto quello che sono le arti appunto femminili e i mondi della cultura femminile, che molto spesso sono una difficoltà ad emergere anche in una città come questa. Saranno protagonisti tutti gli spazi della cultura del Comune di Napoli, il MAN, insomma tantissimi degli spazi delle arti e della cultura cittadina, ma anche luoghi aperti. Per l'occasione il maschio angioino si colorerà di rosa e alle 21:30 nel chiostro del convento di San Domenico Maggiore un concerto ad ingresso gratuito di giovani cantautrici. Il programma completo degli eventi è consultabile sul sito del Comune. Sono previsti inoltre ingressi omaggio agli spettacoli in cartellone la sera del 7 marzo alla Sala Soli, al Teatro San Nazzaro, la Galleria Toledo ed il concerto di Valentina Stella al Cilea.